Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo, diciamo, breve video volevo chiedervi scusa innanzitutto perché non ho caricato il video su Inter Bologna, ma purtroppo non ho avuto la possibilità di vedere la partita, per cui credo che sarebbe stato inutile registrare e pubblicare quel video, considerando che non avrei potuto commentare bene quella gara. Sarà una delle poche gare che non commenterò sul mio canale di questa stagione, ma in generale. Purtroppo non ho avuto proprio la possibilità di farlo perché avrei detto magari delle cose sbagliate e insensate. In ogni caso, sto ancora rosicando per il gol sbagliato da Ranocchia e sto ancora, diciamo, apprezzando il gesto tecnico di Perisic, però in generale non ho visto la gara, per cui posso soltanto dirvi che a mio modesto parere l'Inter ha dominato dopo i primi 20 minuti di gara, come ha detto De Boer, e che mi dispiace per Kondogbia che secondo me è un grande giocatore, dovrà ancora avere le sue possibilità per dimostrare al meglio di avere tanta 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 qualità. Comunque in questo video non parlerò di questo argomento, ma in breve vorrei augurare buon compleanno, tanti 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 auguri di buon compleanno all'eterno capitano della Roma, al capitano Francesco Totti, che diciamo è un po' il simbolo di Roma e della Roma, e chiunque ami il calcio non può non amare ed apprezzare Francesco Totti, che ha dato tanto al calcio internazionale. Gli hanno fatto gli auguri tutti, oltre a Zanetti, Maldini, Del Piero, Di Vaio, anche Lionel Messi, Nani, giocatori che non sono italiani ma che hanno avuto la possibilità di apprezzare questo fenomeno del calcio internazionale, a mio modesto parere uno dei migliori, se non il migliore della storia del calcio italiano, per cui credo che oltre ai colori sia una bandiera che nessuno riuscirà mai a non rispettare, a meno che non si tratti di un laziale, juventino, interista, antisportivo che non riesce ad amare il calcio per quello che è e quindi va ad offendere anche le leggende come Totti, Maldini, Zanetti, Del Piero, che io credo che per chiunque ami il calcio, ripeto, sia impossibile parlare male di queste leggende e soprattutto di Francesco Totti che ha dato tanto al mondo dello sport in generale, anche se è stato espulso parecchie volte, quel calcio a Balotelli non ce lo scordiamo, però queste cose fanno parte del gioco, fuori dal campo è stato sempre impeccabile e in campo ha sempre dimostrato di essere un vero e proprio fenomeno, una forza della natura, per cui buon compleanno Francesco. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, appena riuscirò a vedere la partita dell'Inter ve la commenterò, se non riesco a vederla purtroppo è impossibile per me parlarne perché non voglio fare video inutili come molti fanno e dicono quello che pensano senza averla vista, non l'ho vista, per cui insomma, ho dovuto fare altro, non l'ho potuto vedere. In ogni caso, sempre e comunque forza Inter, ancora tanti auguri al capitano della Roma, noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!